Stiamo finalmente giungendo alle porte di una nuova grande avventura. E come tutte le grandi avventure del mondo Pokémon che si rispettino, c'è qualcosa di cui il giocatore Pokémon non può fare a meno: il proprio team da 6 Pokémon. Beh, oddio, però, chi è che ha mai detto che avere un team sia fondamentale? Perché doverci limitare a 6 Pokémon quando ne potremmo avere molti di più? Perché mai imparare a conoscerne 6 quando ne potremmo conoscere 10, 12, 20? Cliccando su questo video immagino che vi aspettereste un elenco canonico di 6 Pokémon da inserire in un team. Ebbene, quest'oggi vi stupirò. All'alba di Pokémon Spada e Pokémon Scudo voglio teorizzare un nuovo modo di concepire l'avventura Pokémon che saranno proprio Pokémon Spada e Pokémon Scudo a permetterci di mettere in atto. Un'interpretazione dell'avventura nel mondo Pokémon che tenteremo di mettere in pratica proprio il 15 novembre in diretta su questo canale sui nuovi giochi. Detto ciò, signore e signori, quest'oggi vi racconto di come decisi di giocare a Pokémon Spada e Pokémon Scudo senza un team. Qualche settimana fa, prima che iniziassero a spuntare leak come fossero funghi, stavo riflettendo su un tema che sarebbe poi sfociato in un video. Mi chiedevo quanto effettivamente avrebbe senso rivelare tutti i Pokémon all'interno di una campagna marketing o come minimo renderli conoscibili fin dall'inizio del gioco. Questo a difesa di un principio che ho sempre posto in evidenza su questo canale parlandone nelle live quando veniva fuori l'argomento. Il principio della necessità di una consapevolezza nel momento in cui si va a costruire una squadra di Pokémon bilanciata. Mi spiego meglio. Non tutti i giocatori di Pokémon sono uguali e lo sappiamo benissimo. C'è chi apprezza vivere la propria avventura al buio, inserendo nel proprio team i Pokémon che più preferisce senza curarsi in alcun modo delle strategie e del bilanciamento che questi Pokémon hanno tra di loro, mentre invece c'è chi, come il sottoscritto, presta un'attenzione chirurgica ai typing nel momento in cui sceglie dei Pokémon e soprattutto presta attenzione alle strategie che potrebbe mettere in atto con quegli stessi Pokémon che ha scelto. Chiamerò questo tipo di player un giocatore competitivo, non intendendo necessariamente un giocatore di VGC, ma semplicemente una persona con un grande senso della sfida e con molte affinità rispetto a quella diramazione del brand che è effettivamente il mondo competitivo. Per giocatori come questi ultimi, una delle parti migliori del giocare un gioco Pokémon si svolge paradossalmente prima del gioco stesso, quando seduti a tavolino ci si chiede quali Pokémon potrebbero fruttare meglio all'interno di una determinata strategia che si ha in mente. Un'operazione di questo tipo però richiede chiaramente la conoscenza di tutti i Pokémon che popolano una regione, anche qualora questa fosse nuova, come del resto in questo caso è Galar. D'altro canto però, come facile intuire, il conoscere tutti i Pokémon potrebbe arrecare danno all'altro tipo di giocatore, ossia al giocatore più interessato a vivere la propria avventura senza conoscere troppo. Da un lato, quello del giocatore competitivo, abbiamo un tipo di personalità più incline alla sfida, mentre dall'altro ancora abbiamo un tipo di giocatore più interessato all'avventura in sé. Non vi sto ad elencare le lucubrazioni che ho elaborato per cercare di conciliare questi due poli opposti del brand senza fare favoritismo né nei confronti dell'uno né nei confronti dell'altro. Vi basti pensare che inizialmente avevo creduto che una guida ottenibile il giorno stesso dell'uscita dei giochi o addirittura implementata negli stessi, ovviamente con la possibilità di consultarla oppure no, potesse essere effettivamente un'opzione di compromesso. Ma se quest'oggi non mi voglio dilungare sull'argomento è perché il tutto è sfociato in una riflessione che mi ha portato a rivalutare l'intero concetto di avventura Pokémon che ad oggi abbiamo. Inizialmente questo video doveva contenere sì delle riflessioni importanti, ma non così tanto rivoluzionaria. Ad oggi quest'ultimo, in questo esatto momento, si sta trasformando in una rivalutazione dell'avventura Pokémon, che tenti di sfatare dei dogmi che sin da piccoli ci sono stati inculcati dal videogioco stesso, che sta cambiando e sta dando alla faccenda un'impronta totalmente diversa. Tutti noi da bambini abbiamo bene o male approcciato il mondo Pokémon alla stessa maniera. Inconsapevoli delle potenzialità che una vasta scelta di mostriciattoli ci forniva, abbiamo overlevellato un unico Pokémon, rendendolo il leader indiscusso di un team in sé molto mediocre, per certi versi addirittura inutile. Era proprio questo Pokémon, nella stragrande maggioranza dei casi uno starter, che ci accompagnava nel nostro viaggio fino alla sala d'onore insieme a 5 Bidoof di turno. Crescendo e subendo svariate influenze dall'esterno, abbiamo capito quanto giocare con un team di 6 Pokémon anziché con un unico Pokémon fosse da un lato più gratificante per noi e dall'altro fornisse più opzioni in battaglia, rendendo il tutto molto più semplice e molto più creativo. All'interno di questa formula, da 20 anni a questa parte, ognuno di noi ha però scelto strade diverse. Alcuni sono diventati giocatori più competitivi, mentre altri hanno deciso di seguire il famoso motto di Karen, secondo cui non è importante quanto un Pokémon sia forte o debole, è importante vincere e convincere con i propri Pokémon preferiti. La domanda che adesso vi voglio porre però è la seguente: se un team da 6 Pokémon fornisce un livello di intrattenimento pari soltanto alle funzionalità che ti permette in lotta, allora perché non espanderlo? Se la varietà dall'utilizzare un Pokémon ad utilizzarne 6 è
aumentata a dismisura, perché non aumentare anche quel 6? Perché non arrivare a 12, a 15, a 20? Semplice, direte voi, perché è impossibile portare con noi più di 6 Pokémon. Del resto sono le regole più basilari e più ancestrali di questo gioco. Verissimo. Eppure credo che Pokémon Spada e Scudo potrebbero in un qualche modo cercare di aprire una terza via rispetto a quella del giocatore competitivo e del giocatore più casual, che permetta di ricongiungere quegli opposti che si sono creati. E questa nuova concezione dell'avventura Pokémon che Spada e Scudo potrebbe suggerire, e che quest'oggi tenterò di farvi comprendere, passa da un obiettivo fondamentale: l'abolizione del concetto di squadra in Pokémon. Con Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, il box PC, che è da sempre stato utilizzato dai giocatori per stipare i Pokémon non in grado di lottare o non competitivamente utili o semplicemente non interessanti, è stato implementato all'interno della borsa del giocatore, che tramite un procedimento a dire il vero abbastanza macchinoso, ma comunque tutto sommato efficace per rendere la vita ai giocatori più semplice, ha favorito l'utilizzo di più Pokémon all'interno dell'avventura. Non solo questa feature in Pokémon Spada e Pokémon Scudo è stata reinserita, ma è stata anche resa molto ma molto più efficiente e soprattutto molto ma molto più esplicita nel suo senso. Con l'ottava generazione il box sarà accessibile direttamente dal menu della squadra e sarà integrato ad essa. Questo cambiamento, che sembra una piccolezza, ragazzi miei, piccolezza non è. Il box smette di essere una dispensa di Pokémon fuori uso, ma diventa un'estensione della squadra che possediamo e ci permette di interagire direttamente con ogni Pokémon catturato durante la nostra avventura. È molto emblematico a tal proposito ciò che vediamo all'interno dell'ultimo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, purtroppo passato in sordina a causa dei vari leak che ci hanno invaso di recente. In esso si compie un'azione particolarissima: viene prelevato dal box un Gossifleur a livello 14 per scambiarlo con lo starter Grookey a livello 15. Se ci pensate, è un gesto veramente rivoluzionario il depositare uno starter, che di base è sempre stato il Pokémon leader del nostro team, quel Pokémon che ci faceva penare depositare nel box, quel Pokémon indepositabile quasi per principio. E il fatto che non lo abbia fatto uno qualsiasi, ma lo abbia fatto Nintendo e The Pokémon Company nella propria campagna marketing, secondo me è significativo. Non neghiamolo, nessuno di noi riesce a depositare uno starter a cuor leggero, perché quest'ultimo è quasi una scelta obbligata da 25 anni per il nostro team. Da Spada e Scudo in poi, però, il dogma dello starter come Pokémon cardine del nostro team potrebbe aver perso parte della sua solidità, e questo perché il box ha smesso di essere tale ed è divenuto parte della squadra. In questo modo il team di 6 Pokémon non è più una cosa statica, ma è una selezione momentanea di Pokémon pronti per la battaglia in un determinato contesto. Questa nuova prospettiva dell'avventura Pokémon ci permette di allenare più Pokémon e di utilizzare più di 6 Pokémon attivamente per la battaglia. Ora nessuno, né un principio inventato 20 anni fa, né tantomeno un'impossibilità materiale, ci impedisce di allenare 10 Pokémon e di utilizzare quei 10 Pokémon a rotazione all'interno delle nostre battaglie. Dovessimo trovarci in un ambiente innevato, tanto per fare un esempio, e dovessimo avere in squadra in quel momento un Pokémon di tipo erba poco portato per un combattimento di questo tipo, potremmo tranquillamente depositarlo momentaneamente nel box in favore di un Pokémon magari di tipo lotta, sufficientemente allenato per reggere lo scontro e più adatto a livello di typing adesso. Ma non è solo questo elemento che mi porta a credere che il concetto di team stia lentamente ed inesorabilmente diventando obsoleto. Secondo coloro che hanno provato Pokémon Spada e Pokémon Scudo in anteprima per 90 minuti, all'interno dei giochi vi è una particolare distribuzione dell'esperienza che favorisce i Pokémon di livello più basso ancora di più di quanto non si facesse in passato. Dunque ci risulterà molto più semplice, una volta ottenuto un Pokémon a livello 20, in un momento in cui magari all'interno del gameplay i nostri Pokémon principali sono già a livello 40, rendere il primo un Pokémon decisamente più competitivo proprio grazie a questa nuova distribuzione dell'esperienza. E questo anche grazie al condividi esperienza, che smette di essere uno strumento e diventa meccanica di gioco e che distribuisce automaticamente l'esperienza a tutti i membri del party. Immaginiamo una situazione di questo tipo, giusto per avere più chiare le idee. In squadra avete 6 Pokémon ben allenati, ma improvvisamente vi trovate davanti ad una creatura che vi piace talmente tanto da volerla assolutamente inserire nel vostro team e da volerla soprattutto utilizzare. Solo 2 anni fa avreste dovuto rinunciare alternativamente o a questo Pokémon oppure a uno dei membri più vecchi del vostro team. Ma se il box è portatile, se il box è un'espansione della
squadra, allora risulta molto più semplice ruotare i Pokémon e possederne a questo punto non più 6, ma 7, sia competitivamente validi, sia membri di un team più espanso, sia Pokémon a cui ci si è effettivamente affezionati. E questo processo potrebbe ripetersi infinite volte, almeno potenzialmente. Certo, mi direte voi, ci si potrebbe trovare con 10 Pokémon ugualmente validi se comparati tra di loro, ma magari underlevellati rispetto al nemico. Potrebbe sembrare strano sentirlo dire in questo momento, ma di fatto questo è un non problema. Nessuno, né dentro né fuori dal mondo Pokémon, ci ha mai detto che la chiave per vincere sia il leveling. E anzi, moltissimi personaggi, Koga in primis, tanto per fare un esempio, ci ricordano sempre che molte volte è la strategia a farla da padrona. Avere più di 6 Pokémon pronti per il combattimento potrà forse risultare svantaggioso a livello di forza bruta rispetto all'avversario, ma stimola la creatività, stimola il cercare nuove strategie, il confrontarsi con il nemico, il pensare a quale mosse potresti subire e come contrastarle, stimola la ricerca di nuove mosse, di nuove tecniche e in ultima analisi stimola la sperimentazione. Lo abbiamo detto sin dall'inizio, più Pokémon uguale più potenzialità. Fin da piccoli abbiamo basato la difficoltà di un videogioco Pokémon sulla curva di leveling dei Pokémon nemici, ma è possibile sfatare questo mito? È possibile un modo di interpretare l'avventura Pokémon senza che ci si basi sul livellare meccanico, ma piuttosto sulla creatività delle strategie? Beh, signori, nel mio piccolo, è proprio quello che quest'oggi ho cercato di proporvi. Con questo nuovo metodo di intendere la nostra avventura, che è sì una mia ideazione, ma che prende spunto da feature all'interno di Pokémon Spada e Scudo che sembrano suggerirla, credo di aver risolto quel conflitto che ha dato origine a questo video, ossia quello all'interno del concetto di team. La soluzione è semplice, questo problema del team basterebbe abolirlo o, ancora meglio, espanderlo. In questo modo il giocatore più casual, che chiamiamo così tra tante virgolette, sarà in grado di vivere la propria avventura senza doversi per forza rovinare la scoperta di nuove creature, mentre il giocatore competitivo si sentirà stimolato non più fuori dal gioco ma al suo interno, in un contesto che ne promuova non tanto il farming sfrenato ma la creatività e la capacità di trovare strategie. Del resto, perché mai il giocatore competitivo dovrebbe avere una motivazione valida per dover premeditare la propria squadra? Perché lui sa di essere limitato a quei 6 Pokémon e sa soprattutto che all'interno di quei 6 Pokémon deve far quadrare tutto per non trovarsi scoperto davanti a delle possibilità di giocate nemiche. E forse, aggiungo in chiusura, è possibile che un modo di questo tipo di interpretare l'avventura Pokémon possa far riavvicinare le due figure, facendo scoprire tanto all'uno quanto all'altro degli aspetti del brand che forse fino a prima avevano ignorato. E come vi dicevo, questo metodo noi tenteremo di applicarlo qui su questo canale a partire dal 15 novembre con Pokémon Spada e Pokémon Scudo in live. E allora, rispondendo a quella che di fondo è una domanda provocatoria all'interno del titolo, il mio team di Pokémon non sarà tale perché consterà di 10, 12, 15 Pokémon. Al suo interno vi saranno tanti Pokémon quanti la mia mente, che oscilla tra competitività e lore, sentirà di dover avere. Ho dei Pokémon che voglio assolutamente provare, quello sì, ma dirvelo sarebbe spoiler, e allora per il momento penso di tacere. Chissà, forse in una delle collaborazioni più prossime sentirete ancora parlare di questo metodo. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.